Primo giorno d'autunno ed è già tempo di stima dei danni del maltempo a Roma e dintorni. Dopo settimane di caldo torrido, le prime piogge intense sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Particolarmente colpita la zona fra la via Tiburtina, Roma e i Castelli. Traffico in tilt alle porte di Guidonia a causa delle fosse create dall'acqua che occupavano gran parte della carreggiata. Diversi sottopassi allagati lungo la via Tiburtina. Critica la situazione a Palestrina, nella frazione di Carchitti è esondato un fosso ostruito dai rifiuti e l'acqua fuoriuscita con violenza ha battuto un muretto e ha lambito due villette che sono state evacuate. Ci ha voluto l'aiuto dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone, mentre la protezione civile è dovuta intervenire con l'idrovora per limitare i danni. Questo fosso viene da Rocca Priora, quindi tutte le acque da sopra passano qui. Se il fosso fosse pulito, sembra un paradosso, l'acqua defluirebbe, ma siccome il fosso non è mai pulito... Invece non è giunta a sorpresa la frana di un costone di roccia a vento tenelo, da moggio di terra verso punta dell'arco. Da diversi giorni, dopo la ricognizione dei droni, la situazione era attentamente monitorata ed è anche per questo che è stato possibile immortalare i crolli. Sulla stessa isola, 10 anni fa, due ragazzine di 14 anni sono morte e un'altra è rimasta ferita gravemente per il crollo di un costone di tufo.